Bentrovati amici di Padre Pio TV, oggi una sorpresa per tutti quanti voi, una sorpresa per noi e anche una sorpresa per loro, perché non sapevano che sarebbero stati ospiti del nostro appuntamento. Do il benvenuto a Frate Alessandro Brustenghi, grazie, bentrovato, volto e voce nota, ecco, grazie per essere qui con noi. Hai portato con te questi giovani, Frate Alessandro, pace e bene innanzitutto. Pace e bene a voi ed è un piacere ritornare in questi studi. Allora, questi sono giovani, una rappresentanza di alcuni giovani della Gioventù Francescana di Terni, dove tu oggi presti appunto il tuo servizio pastorale. E vedo, spero di ricordarmi i nomi di tutti. Allora, partiamo da Benedetta, Beatrice, Emma, Irene, Marta e Francesco. Benvenuti ragazzi, Grazie. grazie per essere qui. Quindi non sapevate che frate Alessandro vi avrebbe portato negli studi di Padre Pio TV. Siete in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, di chi è stata l'idea di portarvi qui? Perché Di Alessandro. a San Giovanni Rotondo? Ecco, stiamo facendo un percorso di conoscenza dei santi francescani, essendo i ragazzi della gioventù francescana, che è un cammino di discernimento, anche di discernimento vocazionale, abbiamo pensato che conoscere la vita dei santi possa aiutare anche il nostro discernimento. Fra questi santi non poteva mancare il nostro amatissimo Padre Pio, e allora ho proposto di fare questo pellegrinaggio qui, appunto senza svelare tanto, anzi senza svelare nulla, proprio perché credo profondamente che la sorpresa, ciò che non è conosciuto, apre uno spazio di lavoro per lo Spirito Santo. Lì dove mettiamo il nostro controllo c'è meno spazio per lo Spirito Santo. Allora lasciamolo libero e anche per loro è una sorpresa, la viviamo insieme. È un bel regalo, è uno Che scherzo bello. da frate. Allora, ragazzi, voglio conoscervi meglio. Allora, Benedetta, sei una studentessa Sì, universitaria, universitaria. studio a Perugia, lettere ad indirizzo moderno. Sì, faccio un po' avanti e indietro Sei perché una sono originaria, pendolare. sì, di Terni, quindi non tantissimo. Vicino. E invece Beatrice? Sì, allora io ho finito gli studi a scienze religiose e insegno religione. Faccio le supplenze adesso. Sei insegnante, quindi fino a Sì, faccio poco. fatica a dire insegnante, però Quindi sì. fino a poco tempo fa eri studentessa, ora sei passata dall'altra parte. Esatto. Com'è stare meglio nei banchi di scuola o in cattedra? No, in cattedra è più facile. Per me almeno adesso. Vedremo poi quando Esatto. andando avanti come proseguirà la cosa. Sarai sempre del parere che è meglio stare in cattedra che Ma sui forse banchi. è il gusto della novità, non lo so, Ecco. vedremo. Va bene. Invece Emma? Io sono al terzo anno di ingegneria industriale, mi dovrei laureare verso settembre più o meno, Un alla bel triennale. percorso, una facoltà abbastanza tosta, eh? Sì, ma cioè, a me piace, quindi va Tanta matematica, immagino. bene. Sì, Abbastanza. ma anche molta fisica, cioè molto applicata alla fine. Noi abbiamo anche vari corsi di laboratorio, quindi interessante, bello. Bello, che meraviglia. Nel futuro cosa vorresti fare? Per ora sto pensando un po' ai prossimi 2 anni, vorrei continuare con o meccanica o qualcosa sulla robotica per la magistrale, poi vedremo, dopo non lo Resta in Italia, non ci abbandona, non andare via, perché ecco, i nostri studenti li vogliamo formati in Italia, ma anche insomma che lavorino nel nostro paese. Poi abbiamo Irene. Sì, io sono al quinto anno, quindi anche io ho quasi finito di scienze statistiche. E studio a Roma, quindi anche io faccio da pendolare, però ecco, abbiamo quasi finito. Alla fine di questo importante percorso universitario, Sì. anche tu un altro po' poi sarai nel mondo del lavoro. Sì. Invece Marta è un'infermiera. Sì, io sono un'infermiera, mi sono laureata nel 2019 e ho lavorato per 4 anni in una residenza protetta per anziani proprio a Terni. E nulla, per ora questa è la mia esperienza, poi vedremo cosa ci riserva il futuro. Però hai fatto l'infermiera in un momento storico difficilissimo per tutti quanti noi, proprio durante il periodo del Covid, vero? Molto difficile, sì. Forse ora è più chiaro, insomma, rivederlo e capire cosa abbiamo vissuto. Magari mentre lo abbiamo vissuto non eravamo appieno Coscienti. coscienti, sì. E ora invece possiamo dire che è stato un periodo abbastanza difficile, però sicuramente ci ha formato sotto Ecco. tanti punti di vista. Bello quello che dici, ci ha formato. E poi abbiamo Francesco. Sì, io studio scienze dell'educazione, sono al secondo anno e l'indirizzo è sociopedagogico.
Per il futuro sì, spero di diventare educatore, perché insomma è l'unica strada possibile con questa università. Nel mondo dei giovani magari anche questo sì, ti piacerebbe? Con i minori mi piacerebbe, sì. Molto interessante. Tutti qua, tutti o quasi tutti avete al collo il Tau, che è il simbolo di San Francesco, quindi siete molto legati immagino anche alla città di Assisi. Sì, che sì, vi sì. piace di San Francesco, detta proprio così? Cosa vi affascina nella figura di questo, questo giovane che si è, ha lasciato tutto e ha seguito il Signore? Insomma, non deve essere stato facile anche a quei tempi, eh? Ma a me ad esempio mi è sempre piaciuta molto la sua gioia, nel senso... c'è un libro, vabbè, un po' romanzato, diciamo, sulla storia di Francesco, che dice proprio di lui come criterio anche di discernimento la gioia. Quindi ecco questo, la sua felicità fondamentalmente, sì. La gioia. E di Padre Pio, Padre Alessandro mi ha raccontato insomma che siete qua in cammino, no, di conoscenza di questo santo, figlio di San Francesco, ma un po' più, come dire, diverso dall'immagine che San Francesco sia diventato santo. Invece Padre Pio probabilmente la sensazione è che sia nato santo fin da piccolo. C'è qualcosa che vi colpisce di Padre Pio? Lo state conoscendo come santo? Sì, a me quello che colpisce è un po' il, appunto, lo stiamo conoscendo, perché spesso, no, magari appare solo come una figura del santo mistico, invece è proprio anche scoprire la concretezza, no, della sua vita. E quindi a me piace questo aspetto che stiamo scoprendo proprio questi giorni. Che bello, qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Sì, no, sì, a me colpiva molto... un aspetto peculiare, che è quello un po' di questo santo che si lascia fondamentalmente modellare fin da giovanissimo, e è sempre bello perché non ha resistenze e è un tratto specifico che a volte magari noi abbiamo un po' perso. E quindi questo. Si è affidato totalmente al Signore, un po' come... un'altra cosa che so, ragazzi, è che curate anche una rubrica radiofonica su Radio Mater. Chi me ne vuole parlare? Come si chiama innanzitutto questa rubrica che curate? Si chiama L'Osservatore Giovane ed è il terzo sabato di ogni mese. Vi collegate da Terni, fate insomma... che cosa raccontate in radio? Allora, la rubrica è divisa in tre parti principalmente, e ogni mese c'è un tema e viene scelto un santo specifico per quel tema, lo scegliamo noi, e la prima parte, il primo quarto d'ora più o meno, parliamo della vita di quel santo, di cosa ci ha colpito, poi a seconda di chi gestisce la trasmissione del mese, insomma, poi la mette un po' come preferisce, un po' secondo anche la sua sensibilità. E la seconda parte invece è più una... c'è una serie di domande che noi facciamo, a cui risponde. Questo mese ci sarà per esempio un cardinale, che è un esperto, diciamo, un uomo di chiesa, okay. Che a rispondere, se no a volte ci sta chi ci ha proposto di fare questo servizio. E la terza parte invece è su sponsorizzazione di eventi, essenzialmente, quindi sia che ci sono stati da breve, sia che ci saranno. Un'agenda, diciamo, sì. Gli appuntamenti, un calendario. Bello fare radio? Emozionante. Francesco, bello. No? Ancora non l'ho mai fatto, quindi non saprei. Ah, quindi tu sei... Non sì, sei ancora sì, la prima volta. Ah, benissimo. Comunque è un grande amore. Il primo amore, così è stato anche per noi, fare radio, quello non si scorda mai. Frate Alessandro, ora capisco perché tu non invecchi. Sei giovane, ci siamo conosciuti 10 anni fa, ti ho lasciato così, perché stai con loro, stai con i giovani. Beh, sicuramente è uno stimolo a reagire sempre. Sì, per me è una bellissima esperienza e sto imparando tanto anch'io, perché il rischio di invecchiare soprattutto nell'animo c'è in tutti, e anche il rischio di chiudersi anche alle novità che invece loro come giovani ci trasmettono a noi. E per me questa è una bella sfida, è un'occasione per imparare, per cercare di tenere fisso lo sguardo su Gesù, non solo autore e perfezionatore della fede, ma anche il giovane. È lui, come veniva rappresentato anche nelle prime raffigurazioni, come un bambino, come un giovanetto, e perché c'è questa freschezza, lui è quello che fa nuove tutte le cose, e stare con loro mi aiuta a rimettermi in discussione per evitare di invecchiare soprattutto nell'animo e nel pensiero.
Che bella queste tue parole, questa testimonianza, davvero questa ondata di gioventù che ci hai portato oggi nei nostri studi. Tu sei anche assistente di un gruppo di preghiera di Padre Pio di Terni, salutiamo sì. anche due rappresentanti che sono qui, che sono Maria Pia e Maria Lucia, sono dietro le quinte, vi stanno assistendo. È molto bello anche questo, quindi un gruppo di preghiera, mi ricordi, che ha una storia particolare, legato sì. ad una famiglia. Sì, è legato ad una famiglia che sono stati figli spirituali per 13 anni di Padre Pio, per cui hanno vissuto anche qui a San Giovanni Rotondo, sono stati battezzati, comunicati proprio da Padre Pio e hanno fondato questo gruppo di preghiera che continua ancora oggi, il gruppo di preghiera Madonna di Cestocova si chiama, e c'è questo bellissimo legame proprio che lega la nostra parrocchia di Sant'Antonio con Padre Pio. È una parrocchia attiva, ci sono tante iniziative, però ecco il carattere francescano, sia con la gioventù francescana, il terzo ordine francescano, l'ordine francescano secolare e il gruppo di preghiera di Padre Pio, mantengono proprio questa immagine viva francescana, e c'è una grande devozione a Padre Pio. Noi per esempio davanti alla statua lasciamo un quaderno dove le persone possono scrivere le loro preghiere. Nei nostri incontri settimanali prendiamo quelle preghiere e le offriamo, preghiamo anche noi, ci uniamo a questa preghiera, le offriamo davanti a Gesù Eucaristia. Ed è un momento molto bello di comunione e scopriamo anche tante cose, facciamo nostre sia le gioie ma anche e forse soprattutto le croci di tante persone che si affidano a questo nostro fratello. E allora, grazie per essere stati con noi. Buon pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e a Monte Sant'Angelo, perché come diceva Padre Pio, prima di venire a San Giovanni Rotondo dovete andare alla grotta dell'Arcangelo San Michele, quindi grazie, buon cammino di vita. Quando volete farci da corrispondenti speciali da Terni, da Roma o da Perugia, noi siamo a disposizione. Grazie davvero, frate Alessandro, buon cammino ragazzi. Grazie. E pace e bene, ci salutiamo con il saluto francescano. Pace e bene. Pace bene. Linea alla regia. Pace bene.